rimanere un uomo sotto la neve, sotto una valanga? 8 ore. La persona che stiamo per incontrare, invece, ci è rimasta 25. E ovviamente gli è andata bene, altrimenti non era qui. Buongiorno a Carluccio Sartori e Irene, la figlia. Piacere. Piacere, Irene. Eccoci qua. Allora, bello lo sci, bella la montagna, bello il fuoripista, però poi può capitare sempre l'imprevisto. Allora, gennaio dell'anno scorso, che cos'è andato storto? Dov'era? Cosa ha fatto? Allora, niente, avevo deciso di fare un'uscita di sci alpinismo anche facile, secondo la mia testa, e per star fuori 3 ore, anche perché avevo per il giorno dopo un'uscita più impegnativa con una guida alpina, quindi non volevo neanche stancarmi troppo. E sono partito per una gita considerata anche abbastanza semplice. E dopo un paio d'ore, anche lì, che comunque cercavo durante la gita anche di mandare qualche foto, posizione, certo, alla famiglia, non c'era mai campo, quindi già lì, insomma, vabbè. E praticamente dopo 2 ore mi sono di sci alpinismo facile su una strada battuta, quindi niente, quindi di praticata da altri, pericolosa, da, anche da ciaspolate, diciamo, ecco, sempre scommetto che l'hai preso il guizzo di uscire fuori pista. Sono arrivato sul punto dove si poteva salire su questo monte e diciamo che io avevo cominciato da poco a fare sci alpinismo, era la quinta uscita, e quindi avevo notato, dagli insegnamenti delle guide alpine, che c'erano dei segnali non belli, quindi c'erano state 2 giorni di nevicate, intense, vento, che avevano provocato degli accumuli, tutte cose che avevo visto. Ma però ho deciso di salire, la mia inesperienza, prendendo un posto è uscito dal seminato, esatto. Carluccio, tranquillo, il momento del frescone passa a tutti quanti, quindi a questo punto fuori pista, bello tutto quanto, e all'improvviso praticamente avevo fatto la salita, ormai ero arrivato secondo la mia testa il pericolo l'avevo superato, gli accumuli ce li avevo alla mia destra, sono arrivato su questa sella e stavo proseguendo, non dico in piano, ma quasi. E c'erano delle roccette che mi impedivano di proseguire e, colpa della mia inesperienza, mi sono spostato con gli sci ancora verso la pendenza. E a un certo punto ho sentito proprio toc, un rumore secco, ho visto la neve che si spaccava e lì è finito tutto. Ha tagliato e quindi è arrivata la valanga, ma io non mi ci sono mai trovato. Che cosa succede concretamente? Allora, all'inizio una lavatrice, cioè non lei è finito nel frullatore? Esatto. Non si rendeva conto della gravità? Beh, i primi secondi sono una cosa proprio non ti sembra quasi un sogno, non ti rendi conto. Poi il cervello lì, l'istinto di sopravvivenza. Ma è un continuo sottosopra? Sì. E quanto è durato lì, questo sottosopra? Guardi, non lo so. Io sentivo tirare perché avevo gli sci. La prima cosa ho detto, devo indurire la muscolatura, altrimenti qua rischio che mi spezzino, certo, qualcosa. Quindi mi sono irrigidito. E gli sci si sono staccati? Sì. Uno. A un certo punto, quando ho sentito che la valanga stava rallentando, ho come cercato di nuotare fuori. Lì la fortuna ha voluto che quando la valanga si è fermata, il mio corpo era rivolto verso l'alto, ho cercato di, non respiravo, cioè, quindi ho cercato di muovermi, ho sentito che ero bloccato, e questo braccio per fortuna ha sfondato la neve. Quindi ho sentito il braccio che è uscito come dalla neve. Ah, quindi era sotto, ma sotto un metro. E a quel punto mi sono tranquillizzato perché, certo, ho detto qua devo star calmo, cioè, ovvio, perché sennò. Quindi ho trattenuto il respiro, ho cominciato. Hai provato a uscire da solo? Non ero bloccato, era impossibile. Solo quindi questo sotto braccio, un metro di neve bloccato. Non ci si muove, come se fosse una tomba. Anche perché la valanga, poi la neve piano si piano compatta, si compatta e pesa. E come allora mai la mano e il braccio fosse libero? Si vede che non era il suo momento, Carluccio, molto semplicemente. Allora,
nessuno sapeva dove fosse. No. Il telefonino non prendeva, ammesso non concesso, era rimasto con lei. Sì, il telefono. Sì, ok. Sì. Cosa pensava in quei momenti? Allora, all'inizio la prima cosa è stata proprio di cercare di crearmi un tipo un imbuto per respirare. Ho subito cominciato a compattare la neve, cioè la mia testa era lucida a fare quella cosa. Bravo. Dovevo, una volta fatto questa specie di imbuto, ho cominciato, i pensieri lì, sai che... Bene, ti passa la vita davanti gli occhi. Quindi non sono facili da dire queste cose, però ci proviamo. Però ho cominciato a chiamare aiuto, sperando, perché era 11:30, che qualcuno passasse. Per capire... Riusciva a muoversi solo? No. Io avevo questo braccio, era solo questo. Così il braccio, riuscivo solo a fare questo movimento, perché di più non scendeva, perché avevo la neve e la cinghia dello zaino che mi bloccava. Quindi ero bloccato questo braccio, l'unico movimento, però per fortuna riuscivo a tenere anche il buco aperto, perché la valanga si muoveva lentamente. Ah, continuava seppur... Io non lo percepivo, ma vedevo, sentivo, perché vedevo lo zaino che entrava più verso il buco. Irene, papà fisico atletico, uomo di montagna, quindi nessun motivo per allarmarsi. Invece quando è che hai iniziato a preoccuparti? Diciamo che ho cominciato a preoccuparmi quando alla sera... ancora non si era fatto sentire, perché durante il giorno in realtà non ci ho neanche pensato molto, siccome l'avevo già sentito la mattina prima che lui uscisse, e quindi ho detto lo sento poi stasera quando torna, mi racconta la sua giornata. Invece verso le 8 la mia fidanzata mi fa notare il fatto che gli aveva inviato un messaggio verso 12:30 e questo non si era ancora consegnato. Quindi inizio a pensare, lì per lì dico, magari non gli va internet. Adesso provo a chiamarlo. Quindi provo a chiamarlo, parte subito la segreteria. Mi sembra molto strano, quindi provo a sentire mia mamma se l'avesse sentito durante il giorno, perché io intanto ero a Ferrara, dove studio. Anche lei mi dice, guarda, l'avrei chiamato a momenti. Quindi provo a sentire invece le mie zie per sentire, l'avete sentito oggi? E nulla. Lì abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Quindi avete fatto partire le ricerche. Abbiamo prima provato a contattare il campeggio in cui si doveva trovare, per assicurarci che non fosse in camper, perché magari non per è mai tutto uscito. Quanto. Una volta escluso tutto quanto? Una volta escluso tutto quanto sono partiti coi soccorsi. Allora, dalle 11 del mattino, giusto più o meno, la giornata va avanti, lei continua a scivolare, muove solo un braccio, si fa buio. Il freddo, posso immaginare che anche se uno ha un abbigliamento tecnico, poi alla fine... No, ma avevo l'abbigliamento tecnico leggero, perché quando si fa sci alpinismo in salita ci si veste poco. Perché saliva con le pelli, giusto? La giacca pesante era nello zaino. Allora, spieghiamo, sci alpinismo significa avere gli sci con sotto le pelli. Che fanno attrito, quindi tu sali in questo modo e sudi molto. Quindi aveva anche il sudore che si era in qualche modo poi cristallizzato. Abbigliamento leggero e il buio. Il buio. Lì diciamo che io ero cosciente, cioè nella mia testa sapevo che loro avrebbero dato l'allarme più o meno verso le 7, le 8 di sera. Ero cosciente che avrebbero indirizzato i soccorsi sull'altro versante, perché loro sapevano che io dovevo fare quella gita. Vede? E poi il tempo passa, lei probabilmente, non so se è rimasto cosciente. No, sempre, perché... Sempre cosciente. Sì. L'improvviso rumore di un elicottero. Sì. È lì, diciamo, perché quando... la notte è stata durissima, freddo tantissimo. Quando ho visto l'alba ho detto... Sono ancora vivo, cioè sono ancora qua. E... Eravamo già oltre le 20 ore. Sì, e l'unica mia paura era il cuore, cioè avevo paura perché il cuore, ho detto, sapevo che stava battendo forte, però ho detto arrivano, devono arrivare. L'elicottero... Ho resistito e è arrivato. Quando l'ho sentito arrivare è stata... E come l'hanno vista? Perché allora, poi alla fine lo stavano quasi, come dire, gettando tutte quante le speranze, immagino... Abbiano anche deciso, a un certo punto dice, vabbè, ormai è andata. Allora, sì, tra l'altro questa me l'hanno raccontato i soccorritori, che sono diventato amici con loro. Ma cosa hanno visto? Un braccio? No, loro, io avevo l'arva.
quello che segnala antivalanga. Ah, okay. Quindi avevano sorvolato, quella è la terza valanga, tra l'altro l'ultima, erano anche senza carburante, che stavano rientrando. Cioè, quando mi ha raccontato... Cioè, è stata Carluccio, non era destino, punto, va bene hanno così. Hanno detto, facciamo... Sono passati... Chi è la prima persona che ha abbracciato quando l'hanno... Come si chiama chi materialmente è venuto... Abbracciato, quando sono arrivati... Non ce la faceva. Mi sono lasciato andare. Cioè. Però Fabian, che è stato il primo soccorritore, e suo padre Sebastiano, siamo diventati conseguenze amici. Fisiche, tutto a posto, allora, qualche congelamento? Allora, la mano, diciamo, ancora ce l'ho, per fortuna, piano, piano. Però... Il piede destro sta guarendo completamente. Vai. Allora... Grazie per essere stato qui e per testimoniare l'importanza di evitare di avventurarsi fuori pista, perché è rischioso e ci sono delle persone che per venirvi a salvare rischiano a loro volta la vita. In montagna, come in mare, si deve andare con la testa. Anche se si è bravi, come in questo caso, non vuole essere un rimprovero, No, assolutamente. Me lo merito, però, Caruccio, c'ha famiglia, bella la montagna, ma più bella la famiglia. Grazie. Grazie. E questa sicuramente sarà una